Terza sonata, che è la più famosa delle tre, dell'Opera 2, è una sonata molto brillante, la sonata sfavillante, ha una vitalità che è strepitosa, che è travolgente. Beethoven userà sempre, quando scriverà le sue sonate, userà a lavorare su un particolare, un ritmo, un elemento caratterizzante, molto spesso una piccola cellula, due note. Queste due note che poi dopo impiegherà in tantissime maniere, le evolverà. E dà a questa maniera l'origine, a quello che poi dopo diventa anche una maniera di scrivere, che vale moltissimo nella musica dei secoli a venire. La lezione beethoveniana è colossale. Beethoven addirittura per la musica del Novecento, il Novecento classico, quindi come tale possiamo dire un Bartok, così, la lezione di Beethoven è fondamentale. Per esempio si studiano gli ultimi quartetti di Beethoven, che sono insomma, delle cose bellissime di ricerca sonora. La maniera di come si lavora su questa cellula è presente nei quartetti di Bartok, quindi come tale, e tutto il romanticismo fondamentalmente viene bypassato. Perché cos'è il romanticismo rispetto a quello che è poi il percorso beethoveniano? Il romanticismo ha il piacere delle grandi linee melodiche, delle grandi passioni, delle grandi sensazioni. Beethoven va nel dettaglio, nella piccola cosa, di queste sospensioni, e ha un elemento molto particolare. Mi diverto ogni tanto con i ragazzi a parlare. Cosa sarebbe successo se noi comuni mortali avessimo avuto fra le mani un elemento tematico come quello che vediamo, quello della sonata che tocca adesso? La sua caratteristica è doppie terze, che è sempre un po' una bestia nera per tutti i pianisti, perché bisogna sempre lavorare con le dita nel quinto più deboli, bisogna fare questo gioco, c'è l'eguaglianza, insomma. E quindi questa partenza è fondamentalmente uno dei grandi aiuto, ci si sente male, perché quando si parla di questa sonata tutti dicono come le fa, come ti vengono le terze, perché tutti i pianisti naturalmente fanno sempre le terze. L'idea musicale, quindi fondamentalmente, se io volessi fare, ti posso rispondere, se invece fa, però se lo dica, si dice qualcosa che parte e si rimane povero. A questo punto, ok, dice, prendiamo questo tema. Usando i giri armonici normali. No, cioè questa frase non... Noi saremmo capaci, diremo, ah, questo tema non si può sviluppare. Senti qui, non si riesce a farlo. Bene. Allora, Beethoven cosa fa? Ripete la cellula. Inventa, lega queste due note. E mettendo i due elementi, non parabarapapapapa, perché lo fa? Elementi, ma fa la frase da piccola comincia a ingrandirsi e poi fa, e la frase è completa. Ecco come Beethoven lavora su una cellula e crea questa. Poi ci sono dei colori.
autori beethoveniani. Di dare questo accordo su questo lungo. È un po' strano, ma Beethoven perché si diverte? Si diverte a fare questo gioco? Come dice, ta-ta, un primo voto. E quindi si creano queste cose. C'è subito... Esplosione, più così. E poi... Cosa usano, si usa a fare all'epoca? Il concerto in La maggiore. La scala è questo. Mi tolgo che fa. Aspetta, mi manca l'elemento. E si sta come. Si sta correndo improvvisamente. Cosa fa lui? In una pausa. Dopo questo, aspetto. Questo è l'accordo suo. E mi fa questa frase. Frase melodica. Minore. Allora, si sente lanciato in questo entusiasmo, in questa sonata. E non lui sente questo tempo. Okay. E infatti è lì che Beethoven gioca. Con questi suoi... che possiamo dire? A ingannare l'ascoltatore. Aspetti questo? No, non c'è. Allora, dice, ah, beh, adesso è un'altra cosa, tu arrivi quando mette, uffa, non rimane solo sorpreso. Ed è questo bellissimo. E ci sono anche altre cose, come a un certo punto... accenti proprio, uno qua, uno là, uno rimane proprio disorientato. Si diverte come vedere questi contrasti. La sonata si svolge in maniera molto normale, fino a che... Con questo, la bemolle, arriva una corda... non è mai stato usato questo accordo nella sonata, arriva improvvisamente questa meteora, questa cosa colossale, e fai dove lui prevede che le note siano tutte, si fa il cosiddetto effetto pedale con il dita, si vede questi accordi su tutti i piedi, si accelera. La sonata K333 dell'ultimo tempo è una sonata con tanto di cadenza, quindi come tale il precedente della cadenza ci sta, non è molto usato. Del resto questo accordo, questa apoteosi di questo accordo sono dei colori che noi possiamo trovare all'attacco del concerto dell'imperatore, del quinto concerto del pianoforte, dove c'è questa accordo. C'è questa, l'accordo che gonfia, che sale su che... Ecco.